svolgere in pieno quella cosa. Io mi ho tirato fuori tutte le leggi, perché loro mi hanno detto che può starci dentro anche uno che ha già il lavoro. Non è detto che debba essere disoccupato o altro, e può farlo. Sì, infatti io ti ho detto, guarda le leggi che avete qua a San Marino, perché io non posso mica sapere le leggi. Le stiamo guardando tutte. E ce le abbiamo qui, guarda. Queste qui sono tutte le leggi sulla cooperazione. Perché? Perché guarda caso, un qualcosina è venuto a sapere anche gli altri. E stanno parlandone anche loro. Perché vuol dire che avete delle ottime fughe di notizie da dentro. Qualcuno avrà detto allora. Hai capito? Ascolta qua, io ti volevo dire due cose importanti. Allora, io per quel che riguarda San Marino, io da oggi sono completamente fuori. Perché, sì, perché ho finito quello che i miei compiti, il mio lavoro. Cioè, lasci San Marino? No, io ci sarò lo stesso qua, no? Però il compito è finito. Sì, perciò io mi occuperò solo di. Mi sono anche stancato di fare il mio lavoro, credimi. Immagino, stancato perché ho perso famiglia, ho perso tutto, perciò mi occuperò solo dell'agenzia Libia, che è il lavoro mio di portare società in Libia. Io ho, tu sai benissimo, ho i miei voti qua, un centinaio di voti, e dopo quelli li indirizziamo, quello è il momento, mi servono i biglietti, gli avvisi, di indirizzarli alle persone giuste. Poi ero venuto qua per una cosa che io voglio che tu chiarisca con lui, perché non voglio che escano dei problemi, perché se è un amico te, è un amico lui, con Germano De Biagi. A Germano De Biagi sono andato a dirgli direttamente testuali parole: guarda che tu, che Emilio Delle Balde in mezzo, ha detto anche al posto, in mezzo alla gente, ha detto che dentro da te sono arrivati qui la banda della Magliana e i giro armati. L'ho già saputo. Ma è vero che hai detto queste cose qua? No, pure? No. Ma io gli ho detto, ma mi sembra impossibile che possano dire una cosa del genere. Allora, senti, ti dico come sono andate le cose perché con te parlo chiaro. A Santa Mostiola, Ah, lì mi ha detto, sì. Santa Mostiola, siamo andati a fare una riunione, no? E abbiamo parlato della questione morale, naturalmente. E allora, alla fine della riunione, uno che mi conosce mi dice: te le cose le sai? È vero che all'Electronics la banda della Magliana ha mandato un suo rappresentante che dirige tutto il complesso e che dà gli ordini a Germano De Biagi? Io gli ho detto: guarda, io l'ho sentito dire, però è una voce che gira nel paese, io non te lo so dire perché io all'Electronics non sono entrato, Ma no? hai capito a come gliel'hanno riportata lui invece? Tanto lo sappiamo che Sono fanno così. i soliti modi per creare dei contrasti. Io con Germano non vado d'accordo perché lui guarda solo i suoi interessi, però io non vado a denigrare i vecchi amici perché non mi serve niente, cioè, non c'è nessun motivo per farlo, hai capito? E questo qui mi ha detto: ah, dicono addirittura che giri con la pistola dentro l'Electronics. E allora, dopo io mi sono informato con Paolo, gli ho detto: c'è qualcuno? Lui mi ha detto: c'è un certo Daisy Walter che è uno che è arrivato lì e effettivamente dirige l'Electronics. E allora abbiamo tirato giù una pagina internet, che da qualche parte ce l'ho, dove risulta che lui è stato arrestato, è stato indagato, eccetera. Però non c'è nessun riferimento alla banda della Magliana. Per cui questa voce viene andata a dire probabilmente quello che me l'ha detto, perché questo è il giochino, no? E uno. Scusate, prego. non volevo. Forse questo ti serve. Ah sì, grazie. Il giochino è questo: io dico male di uno con te, no? E poi vado a dire che l'hai detto te. Ma ho fatto male a dirgli adesso ci vado a parlare io con Hai Emilio? fatto Ho fatto benissimo. male? No, benissimo, ti dico, Perché no, perché. cioè, siete stati, diciamo, l'hai cresciuto te, Germano, Sì, politicamente? infatti, queste cose me le ha dette uno che io non mi ricordo neanche come si chiama, però lo conosco.
uno che dopo la riunione, alla fine, c'era un capannello e questo qui diceva basta con questi ladri, tutti in galera, devono andare, è ora di finirla, e ha tirato fuori questa questione della banda della Magliana. Io so un sacco di cose della banda della Magliana, poi che le vado a dire in un bar. Poi sono venuti anche in banca, c'eri già te in banca commerciale quando arrivavano? Hanno fatto la truffa, io non c'ero, io sono arrivato dopo, però... Dopo io li ho visti, questo Bencivenga, mi sembra Bencivegna o Bencivenga, li ho visti perché quelli venivano su a fare. E allora io so che sono una banda di criminali proprio, perché poi la banca è riuscita a recuperare, ma loro quando andavano alle riunioni con Peppe Roberti, io non so se andava anche Germano, ma Peppe Roberti, Alberani e Bruscoli, loro venivano armati. Si vedeva la pistola nella giacca e mi dicevano, questo me l'ha detto Peppe Roberti, e ha detto, io ho avuto il coraggio di andare agli incontri con la banda della Magliana, però intanto ho recuperato quasi 5 milioni per la banca, eccetera. E perciò lui era presente. Però, a parte questo, a Germano l'hanno accusato Canuti e Mappelli, che erano il presidente e il direttore, e hanno detto che lui ha portato la banda della Magliana e che era consapevole della truffa, perché loro hanno fatto una truffa da 19 milioni. È per quello che c'è ancora la causa aperta a Latina, ragazzi. Sì, a Latina c'è questa causa, dove tra l'altro, adesso lo dico in confidenza a te perché mi fido, la posizione di Germano è messa male a Latina, perché io ho visto gli atti e li ha fatti vedere il professor Monaco, che è l'avvocato della banca. Conosco. E lui è uno professore universitario di alto livello. E lui mi ha detto, guarda Emilio, io ti dico, te sei amico di Germano, fallo dimettere dal consiglio di amministrazione quella volta. Perché se è fuori dal consiglio di amministrazione si accaniscono di meno. Allora io a Germano l'ho detto, l'ho consigliato di darle dimissione e lui mi ha detto, io le do, bisognerebbe mettere dentro mio figlio. Io ho detto, guarda Germano, una manovra brutta, stupida, no? Cosa te ne frega? Se hai dei problemi me li dici, io sono il presidente. E dopo però anch'io ho dovuto dimettermi con Riccardo, che ha fatto Ciccio Mazzetta contro di me. E contro Peppe Roberti. A questo punto i grandi accusatori di Germano sono stati proprio Canuti e Mappelli, però c'è anche il processo che, dove la sua posizione non è bella per niente, insomma, questo te lo dico perché ho letto le varie cose. E... Per cui qui c'è qualcuno che gioca. L'ha fatto anche con me, te, no? A me mi venivano a dire che dicevi male di me. Figurati. A te ti venivano a dire che tu dicevi male di me. Vedi, specialmente nel periodo adesso delle... Difatti, specialmente adesso nel periodo delle votazioni, minchia, sai come ne tirano fuori storie? E secondo te quella storia che gli è arrivata a Peppe Roberti e a Germano i 28 milioni di danni, ma sono arrivate solo loro due queste cose qua? No, sono arrivate anche Alberani. Anche Alberani? Perché però, so che quello lì io gli ha telefonato a quell'altro, come si chiama quello che lavora per Alberani? Cosmi. Cosmi. No, mi ha detto, qua non è arrivato niente. Me l'ha detto io, Alberani mi ha chiesto un incontro ieri, io gli ho detto a me non mi è ancora arrivato niente, non capisco come mai, però... Se arriva a me, deve arrivare anche al generale Cucuzzo, al generale Amico, D'Amico, a Innocentini, a De Sio, eccetera. Vedi, no? Che le fanno mirate? Io ho l'impressione che l'abbiano mandata alla proprietà. Però Alberani mi dice, ma l'ha mandata mio figlio, il proprietario sono io, come mai l'ha mandata mio figlio? Perciò è una situazione che non è strana. Chiara per niente. E poi non sta in piedi, perché i commissari... della liquidazione della banca ti mandano a chiedere i danni, li dovrà chiedere il giudice, no? Dovranno attivare un procedimento. Fanno questa marina? Cosa stanno facendo? Guarda, fanno quello che gli pare. La cricca vuole prendere in mano tutto, banche, aziende, tutto quanto.
e la cricca di, questa è la cricca di Bisignani, P4, che attraverso Gemma, Clarissia e Giannini cercano di prendersi tutto. Adesso stanno mirando l'asset bank. Prima gli hanno fatto comprare a tutti i costi la BCS, no? Adesso stanno mirando l'asset bank, che la vogliono vendere alla Banca di San Marino. Esatto. E perché? Perché vogliono concentrare i poteri in tre o quattro banche che controllano loro. E dopo sono padroni. Quello che tu mi avevi detto all'inizio, ancora tu mi avevi detto sta roba qua, ti ricordi? Sì. Più di 2 anni fa me l'hai detta. Sì. Che arriveranno a questo. Me l'hai detto. Sì. E si sta realizzando tutto quello che tu avevi detto. E questa è una cosa di una gravità incredibile. E infatti noi, diciamo, se si cambia, bisogna fare pulizia prima di tutto in tribunale e nella banca centrale. Questa è la prima cosa da fare. Altrimenti il paese è finito. È finito. Comunque... Me l'ha detto anche a me, mi ha detto se non riescono a fare pulizia in qualche maniera, arrivarci a fare qualcosa... Perché questi qua continueranno nelle loro storie, sennò, eh? Vuoi che ti dica quello che penso io proprio di questa situazione? Perché più loro, esperienza di te che c'è a San Marino. Loro hanno fatto apposta a mettere in contrasto noi, i socialisti e l'UPR. Perché? Perché succede una cosa semplicissima. Noi abbiamo proposto di fare un'alleanza di tutti per vincere al primo turno. E loro invece non l'hanno voluta fare. Allora, non l'ha voluta fare. Adesso quali sono i risultati? I risultati sono semplici. Se noi, per esempio, facciamo 3 o 4 consiglieri, se noi nel ballottaggio, ammesso che ci sia il ballottaggio, votiamo per i socialisti e l'UPR, noi spariamo completamente. Siamo fuori del consiglio perché scatta il premio di maggioranza e i nostri consiglieri vengono annullati. Perciò noi... paradossalmente abbiamo interesse che vinca San Marino bene comune, fai te. Questa è la situazione grave. E secondo me ci hanno messo in contrasto proprio perché si verifichi questa situazione e ritorneranno al governo la DC, AP e PSD. Il Partito Socialista e dei Democratici. Questo non lo sapevo mica. Questa è un'idea mia che la dico solo a te. Però ci sta comunque, eh? Però guarda, la Democrazia Cristiana addirittura ci ha fatto un avance segreta dicendo che ci danno 2 posti di governo a me e al Valosella se stiamo con loro. E pensa dove sono arrivati. Pur di non perdere il potere vorrebbero portarci dentro a noi che li attacchiamo tutti i giorni. Guarda dove siamo arrivati. 2 posti di governo a me e Alvaro, che tra l'altro a me non me ne frega niente, io non voglio andare al governo. Alvaro ci tiene, però a me non mi interessa. Io alla mia età, 76 anni, vado al governo a lavorare 15 ore al giorno in una situazione così. Loro ci stanno proponendo 2 posti di governo addirittura. Questo è un segnale che hanno paura, però? Allora. Sì, perché ieri sera noi alle 6 abbiamo fatto un incontro con tutta l'altra alleanza, socialisti, UPR, moderati e Arenga Libertà. Ci hanno chiesto un incontro, ci hanno invocato di votare per loro e noi abbiamo detto, adesso che avete sbagliato, se noi votiamo per voi, noi chiudiamo il movimento. Perché, guarda, ti faccio... No, ma l'ho capito perché non so quello che era il premio, l'ho capito quello. Se loro fanno 15, vanno a 35, certo. Perciò portano via 20 seggi a tutti gli altri, noi certo. Siamo i più piccoli, li perdiamo tutti. Pensate. Perciò, e cosa hanno detto ieri sera quando gli hai detto questo? Hanno detto, adesso bisogna che ci rivediamo, perché effettivamente, però, di qua, di là, sfarfugliavano, non sappiamo cosa dire. Questa è la situazione. Thank you, Lydia.